La condizione perché una preghiera sia fatta bene è il perdono. Non può pregare chi nutre nel cuore sentimenti di odio, perché il suo cuore sarà appesantito. Gesù ci dice anche di non sprecare parole durante la preghiera. Non vale la regola del più bravo e del più forte, ma solo quella dell'amore. Nella preghiera incontriamo Dio che conosce già ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Dobbiamo solo permettergli di avvicinarlo per poterlo guardare negli occhi ed esprimere i nostri sentimenti di amore e riconoscenza. Che sentimenti risveglia in te la preghiera? Quando preghi, sei distratto e da cosa? Esercitati nella preghiera del cuore, senza sprecare troppe parole e senza ripetere formule imparate a memoria.